Ciao a tutti ragazzi, sono qui per un nuovo video. Allora, oggi sono qui per recensirvi questa maschera per Softail, ovvero questa è la Spec Ops Sierra Plus della Lone Star Tactical. Ovviamente è un della Lone Star Tactical, modello Spec Ops Sierra Plus. Plus sta per intendere che è un balaclava completo, che è il balaclava completo. Ho comprato anche lo Spec Ops Sierra V1, che sarebbe, che non ce l'ho qui con me al momento. Ho comprato anche la mezza maschera, che al momento non ce l'ho qui con me, che sarebbe la Spec Ops Sierra V1, che sarebbe tipo scaldacollo. L'ho preso tutto nero. Quello l'ho preso tutto nero, invece questo l'ho preso nero con la faccia del teschio. Faccio vedere. Praticamente è molto bello. Questa maschera è Softail. La Lone Star Tactical è un'azienda inglese che ha realizzato questi balaclava con la maschera di protezione. Allora, Specco, Lone Star Tactical Gear ha cominciato prima con tre modelli: Spec Ops Mesh, Spec Ops Mesh Plus e Spec Ops Bravo, che sono tutti e tre uguali, che praticamente sono modelli che hanno solamente la rete davanti, soltanto davanti alla bocca, e lascia scoperto il naso. Ha solo la protezione solo davanti alla bocca, lasciando scoperto il naso. Invece questo è lo Spec Ops Sierra Plus, come potete vedere, c'ha sia la protezione davanti alla bocca e sia davanti al naso. Si apre così, facciamo vedere un po'. Apriamola in questo modo. Guardate un po', questa è la rete metallica. La rete metallica ricopre come le Strike Mask, che è coperta da un tessuto per dare un po' la uniforme del balaclava completo. Questa è la targhetta. Vedete? Faccio vedere. Accendere. Ho trovato una soluzione definitiva per le protezioni facciali del software. Ah, dietro c'è pure un elastico di chiusura. Questo è quello in balaclava completo. Vi faccio vedere un po' come si indossa, va. Si indossa così. Questa, allora, qua è imbottito, come potete vedere, come il modello della Cinesamer, qui c'è questa imbottitura così comoda. Allora, la devo piegarla un po', perché come messa dà un po' fastidio. La si prende e la si piega un po'. Ok. Guardate un po', sembra anche la maschera di Scorpion. Questa è la protezione più completa in assoluto. Guardate un po', qua si può vedere dal naso, vedete? A me purtroppo sta così, io che ho un viso più grande. Ah, a me non mi è servito questo elastico, va, questo si serve per stringere. Io non ho problemi. Vedete, a me mi va giusto giusto. Chi possiede un viso più piccolo si tira questo elastico per stringerlo un po'. Aspetta. Molto bello. Questo qua. Eccolo qua. Adesso proviamo un paio di occhiali.
con questa maschera. Vedete? Mettiamo questi qui più semplici. E ragazzi, l'appannamento è soggettivo, perché sì ragazzi, perché giustamente mettendo un balalava sopra il naso l'appannamento è soggettivo, è soggettivo. Quindi avrei preso, quindi per questo motivo non prendere. Faccio vedere, va? Prendo un esempio, prendo il mio fucile. Prendo il mio fucile e, come potete vedere, in puntamento, guardate un po', non c'è spostamento, ragazzi. Non c'è spostamento, ragazzi. Guardate. Non c'è spostamento, la maschera non si sposta, perché protegge solo la parte più critica, ovvero il naso e la bocca. Quindi ottima come cosa, è più comoda questa rispetto alle strike mask, rispetto alle strike mask. Allora, questa proprio praticamente è pensata proprio per le arene, per il CQB. La si può indossare in due modi, o così, così principalmente, oppure quando siamo in pausa la teniamo così, la teniamo così attorno al collo, in modo tale che possiamo bere. Molto bella. Molto bello. C'è una posizione giusta. Ok, adesso proviamo. Con questi si appannano. Forse sarebbe meglio un bel paio di occhiali a rete. Un bel paio di occhiali a rete sarebbe perfetto per questa maschera, perché vediamo invece con questi altri qua. Questi altri qua. Questi si mettono così. Ok, un po' ragazzi, su. Guardate un po', questi sono un po' troppo doppi per questo tipo di montatura. Questi sono un po' doppi. Questi sono un po' troppo doppi per questa montatura. Si deve piegare un po'. Non potrei metterla in questo modo perché, vabbè, la bocca è protetta, sì, però perché poi dopo ce l'ho troppo sotto l'occhio, la dovrei forza metterla di così. Però questa protegge comunque, protegge sia il naso che la bocca, proprio mi piace più questo fattore estetico. Allora praticamente vi faccio vedere poi appena che avrò qui in questo modello. Allora, a me non ho problemi, no? Chi per esempio, vi ripeto, chi possiede un viso più piccolo, dopo può rispondere dei problemi. Dove comprarla questa maschera? Vi metterò il sito in descrizione. Da, questa sarà www.longstartattical.com/UK. L'appannamento è soggettivo. Ecco tutto, però si appanna poco. Bella, proprio bella.
forse questi vari occhiali riescono a tenere più la maschera. Meglio indossare un paio di occhiali ad astini invece che con le là, con quelli con gli occhialoni. Meglio con gli occhiali semplici. Bella protettiva, vedete? Ho preso questa appunto perché lascia, perché protegge anche il naso. Va bene, ragazzi. Questo è tutto. Togliamoci la pacchi. Sì, va bene, ragazzi, questo è tutto. Vi ho fatto vedere il mio bel balaclava con la protezione davanti. Questo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima.